Ecco, carissimi, soprattutto desidero in questi giorni, immediatamente che ci separano dalla solennità della Pasqua, desidero mandarvi un augurio pasquale, augurarvi una buona e santa Pasqua, una Pasqua che sia santa. Soprattutto vuol dire una Pasqua è carica della presenza del Signore risorto, che ha lo scopo di generare fiducia, di generare speranza, perché Cristo risorto vuol dire un Cristo eternamente vivo, perennemente presente, perennemente vicino a noi. Ne abbiamo bisogno, soprattutto in questo periodo, per il fatto che ormai da più di un anno la nostra vita è segnata, è condizionata da questa pandemia che genera inevitabilmente preoccupazione e paura e in molti casi è che ci ruba davvero anche la speranza. E questo augurio di una santa Pasqua desidero prenderlo dalle parole stesse del Vangelo che rappresentano la conclusione, almeno la prima conclusione del Vangelo di Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrata nel sepolcro, videro un giovane seduto alla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, ecco, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, così come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Questo è il primo racconto della risurrezione di Gesù, secondo Marco. È un racconto dove, nonostante la risurrezione di Gesù, nonostante i tanti segni di questa risurrezione, le donne continuano a avere paura. I segni sono costituiti dalla pietra che è stata rotolata via dal sepolcro, da questo angelo che appunto annuncia il fatto che questo Gesù Nazareno, il crocifisso, non è qui nel sepolcro perché è risorto. Ma si continua a dire: ma esse erano impaurite, a tal punto che ricevono una missione che esse però non realizzano, perché si dice ancora erano troppo impaurite. È il rischio anche di tutti noi che arrivi la Pasqua, la festa che ci permette di sperimentare in forma nuova la risurrezione di Gesù Cristo, ma noi continuiamo ad essere impaurite. Sembrerebbe quasi che l'ultima parola sia costituita proprio dalla paura. Invece, in realtà, questo Vangelo ci dice è che l'ultima parola non è la paura, ma l'ultima parola è la promessa del Cristo risorto. E infatti l'angelo dice: andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro: egli
vi precede in Galilea, là lo vedrete, come egli vi ha detto. L'ultima parola è costituita da questa promessa. Ci dice in pratica Gesù è che nonostante la nostra paura, ecco che però egli ci precede. Ovunque noi andiamo, lui ci precede. Anche se siamo nella paura, però lui è fedele alla promessa e quindi ci precede ovunque andiamo, ci sta accanto finché apriamo gli occhi e lo riconosciamo vivo e risorto. E allora finalmente sparirà la paura, perché nonostante le malattie, nonostante le preoccupazioni, però con lui accanto, con la certezza che lui ci è vicino, possiamo riprendere a sperare e avere fiducia. Questo quindi è il mio augurio di Pasqua. Credete al Cristo risorto e che questa risurrezione di Cristo ci liberi dalla paura. Buona Pasqua a tutti.